Buon pomeriggio e buon lunedì 12. Questa mattina vi avevo salutato prima di andare a posturale, posturale con la fisioterapista. Non mi piaceva, c'era tanto rumore perché ero in strada. La qualità era sicuramente meglio di questa con col controluce e quant'altro, ma va bene così, va bene così. E niente, questa mattina appunto sono andata a posturale. Fatto con la fisioterapista, quindi quelle cose dove tu cammini con l'8% di quello che faccio io perlomeno, è camminare per una decina di minuti con l'8% di pendenza a rilento proprio, quindi tacco, punta, ginocchio su, tacco, punta, così. E così per 10 minuti. E sono 10 minuti abbastanza lunghi perché camminare così piano, per quanto io non sia un atleta, insomma, ecco, di solito almeno a 4 e mezzo ci arrivo, mentre così vado tipo a 2, 2, 2, 3. Però devo farlo stando in tensione, venendo avanti, quindi in realtà lavoro di più di quando vado a 4, 5, diciamoci la verità. E quindi faccio quello, mi ha fatto fare qualche altro esercizio. Domani ho posturale invece in palestra, che non mi ricordo, devo essere sincera, se ho posturale punto, nel senso se sono riuscita ad iscrivermi, dopo devo andare a controllare, o se sono in lista di attesa, perché volendo ti puoi mettere anche in attesa, in modo che se qualcuno all'ultimo non viene ti ci infili tu, perché ovviamente il numero è ristretto durante i corsi, a maggior ragione adesso, dopo quello che è successo. In tutto ciò mi sto facendo una tisanina ai frutti rossi, non si vede niente perché, sì, perché è tipo qui. E perché è quella della macchinetta, non trovo più le mie tisane. Non so se le ho buttate via perché magari erano vecchie. Se è così, devo andarmela a ricomprare perché l'anno scorso non le ho vissute, però adesso che sono a casa, anche l'altro giorno, il pomeriggio, mi sono fatta la mia tisanina e mi piace tanto. Era un'abitudine che mi piaceva tanto, che comunque fa bene, perché parliamo di tisane appunto con un goccio di miele dentro, o alcune anche senza, quindi insomma ecco. E quindi devo riprendere un pochino. E poi a me piacevano quelle proprio di infusione, quindi ecco. E cos'altro è che vi stavo dicendo? E niente, quindi non mi ricordo, ma nel caso farò palestra comunque eventualmente domani mattina, facendo tipo gli esercizi, quelli che ho fatto oggi con la tipa, e poi magari mi faccio mostrare qualche esercizio adatto a non sforzare la schiena, perché fondamentalmente il punto è questo: fare esercizio, lavorare in tensione e quant'altro, ma senza rompersi la schiena. E farli molto più lentamente e quindi lavorare di più, perché purtroppo c'è questa cosa, almeno io, ma in realtà vedo che non sono l'unica, tendo a fare gli esercizi velocemente perché magari tu ti senti in forza e quindi lo fai. In realtà lavori di più se lavori lentamente e non mi viene, cioè non mi entra mai in testa. Adesso bisogna che me lo faccio entrare in testa, anche perché se lavori lentamente ti rendi conto se ti fa male o no, per esempio, invece che farli tutti in 30 secondi e poi ritrovarti con i dolori perché li accusa dopo, tipo. Quindi domani faccio quello, il pomeriggio faccio il vaccino, vado a fare il vaccino a Simona e devo fare qualche altra telefonata oltre a quella che ho fatto oggi perché non riesco a mettermi in contatto con degli enti e ne ho bisogno. E basta, questa è la mia vita momentaneamente un po' noiosa. Dopo vi faccio vedere al volissimo cosa abbiamo preso da Ikea, ma da Ikea in realtà abbiamo preso tre cose, altre due sedie per il tavolo, perché così siamo a 8, anche perché ci siamo resi conto che con le tre nostre più le tre gialle più le 6 ci rimancavano solo due per essere a posto in famiglia, che infatti Roberto ha preso dai suoi, invece adesso le abbiamo prese e a posto, così siamo a posto per un futuro, per una futura reunion familiare. Vediamo magari a Natale se sono ancora a casa. Mi piacerebbe festeggiarlo qui, sinceramente. Vedremo. E poi cos'altro è che vi volevo dire? E abbiamo preso quello, due alzatine che adesso vi mostro, che in realtà io, cioè, non sono alzatine per il cibo, sono alzatine proprio tipo stand. Vabbè, adesso ve le faccio vedere.
E Dino per Merlino, al quale si è già affezionato molto e non ha ancora staccato la testa, quindi finché ha la testa attaccata può rimanere con noi. E poi ho preso una caccatina come si chiama? Al Garden, era una cosa che volevo da un po' e l'abbiamo presa. E dobbiamo trovare anche un'altra pianta da interni. Ne abbiamo vista una che ci piace parecchio. Appena andremo in giro per i garden, vedremo. L'abbiamo vista, ma lì costava secondo noi un po' troppo. Quindi vogliamo andare dal nostro caro Zan Domenichi, dove ci troviamo sempre molto bene, o eventualmente sentire se il mio amico ce l'ha in vivaio, altrimenti lo andiamo a trovare anche lui. Vabbè, non è italiano, avete capito. Finisco di bere, vi mostro le due cose, poi vi lascio in pace perché oggi è una giornata molto noiosa. Sto facendo colazione e niente, svuotando il sacchettino è arrivato questo qui, che carino. Eccomi qua il giorno dopo, ma vabbè, ce la faremo. E la piantina che mi sono presa al vivaio è questa qui, è una pianta di caffè arabica e non necessita di troppa acqua, non necessita di troppa luce. E, non lo so, il discorso della luce sono rimasta un po' così, però è da interno perché ha bisogno comunque di una temperatura superiore ai 15 gradi, se non sbaglio. E niente, mi piaceva troppo. Soprattutto mi piaceva tanto il vaso che ci hanno messo sotto perché sì, quello era compreso e mi piaceva proprio per i colori da mettere qui e farli mecciare bene insieme. Il pappagallino in realtà, cioè, sarebbe più meci meci, ma non importa. Aspettate, va bene così e basta. Da Ikea, oltre a Dino, come vi dicevo, ho preso anche, e le due sedie, ho preso anche queste alzate qui, una e una due, proprio per far stare meglio le tazze, le tazzine che ho da esposizione. In realtà queste qui le uso quando viene qualcuno a bere il caffè, anche se adesso quelle nuove che mi ha regalato la Rosa, che mi piacciono un sacco. Però sì, prima avevo queste principalmente. Ed eccomi qua, so che potevate fare a meno anche di vedere questa grandissima faccia da Q, però non importa, insomma, per tradizione. Ho acceso una candela, adesso comincio a fare le pulizie, assolutamente, perché altrimenti non ne veniamo più fuori. Ho fatto posturale e rimarrò vestita così per finire di fare le pulizie, così almeno faccio una sudata unica. Sì, qua si vede come si chiama, un reggiseno, ma devo cucire perché si è rotto non si è rotto, è venuto fuori il ferretto e non lo so, secondo me è troppo lungo il ferretto che ci mettono dentro, magari non di tutti, scusate, rumori vari, non di tutti, ma di alcuni. Cioè, alcuni li fanno secondo me troppo giusti e quindi quando poi te lo vai a mettere il reggiseno deve sostenere, va a finire così. Quindi vabbè, noi l'abbiamo tagliato un pochettino e adesso lo ricucio. Questo è per dare acqua alle piante e questi qui sono da dare a Sara appena la vedrò. Un po' di caos generale. Adesso comunque appunto mi metto ad aspirare e a lavare per terra e devo anche fare una lavatrice. Insomma, devo fare un po' di cose questa mattina. Oggi pomeriggio poi vado a. Che belli che sono. Oggi pomeriggio vado a fargli il vaccino a Semola e basta. Questo è quanto. Non so se ci vedremo dopo, ma spero di sì, dai. Thank you.
Buongiorno e buon, che cos'è oggi? Oh mamma, mercoledì 14 ottobre. E nulla, volevo dirvi che ieri sera Roberto è andato avanti a sistemare qui, quindi ha fatto il resto del pavimento e adesso vedremo, perché praticamente noi cosa vogliamo fare? Vorremmo spostare questi due qui dentro, cioè sotto proprio, prima di pavimentare qualsiasi altra cosa, e basta, poi finire i mattoncini fino tipo a qui, fino al tombino, ok, fare tutto il cordolo uguale ovviamente, ecco, e dopo mettere un altro cordolo qui come abbiamo fatto lì e fare tutta aiuoletta, insomma, ecco, poi tutta gratina qua, anche perché qua fa proprio schifo da vedere. E questo è stato perché non è mai stato curato in questi anni, e vabbè, non dipende da noi purtroppo, e basta. E magari in realtà un domani anche pitturare qui io vorrei, perché comunque anche se ci metti la graticola secondo me si vede. Niente, stavo passando dalla cucina al salotto, guardi un attimo sulle scale e c'è Dino, aia Merlino, e c'è Dino così in piedi che boh, sta guardando il muro. L'hai messo tu così? L'hai messo tu così? Oh sì, che l'hai messo tu così, ma sei stato bravissimo a lasciarlo in piedi. Eh sì. Lo diciamo a tutti che il pavimento pulito ieri è praticamente uguale oggi, ma glielo diciamo. Allora, non notate come sono vestita? Io sono sempre vestita uguale perché sono a casa, quindi sono vestita a casa e soprattutto sto facendo ordine, pulizia. L'altro giorno ho toccato giù, adesso ho fatto qua su, poi bisognerà lavare, ma oggi non lavo perché piove, quindi col cacchio che lavo per terra col cane che va su e giù. Comunque volevo dirvi, questo sì, devo pulire anche qui perché tutta cipria e polveri, vabbè. Questa qui comunque è la nuova palettina, quella di Marc Jacobs per Natale. Scusatemi se rido, però le ciliegie non mi ricordano molto il Natale, anzi, però non importa, è molto bella. È un verde Tiffany, forse nella realtà è un pelino più verde, però insomma, ecco. E i colori sono questi. Tutte sulle tonalità del Berry, sì, Merlino, adesso arrivo, con due glitter, si può dire, devo ancora swatcharla, e un satinato, e poi tutti gli altri sono opachi. La trovo veramente molto molto carina, è sulle tonalità del rosa, appunto, del Berry, quindi mi può tornare utile per voi sapete cosa. La proveremo insieme perché adesso che sono a casa voglio assolutamente tornare a fare anche un po' di mi preparo con voi. Ah, c'era anche questo. Sì,
Ho capito, adesso arrivo. C'era anche questa dentro e boh, non so se la butto via o no, boh, non lo so, vedrò. Adesso do attenzione a questo cagnolino che, boh, non lo so, è appena uscito, quindi non credo abbia voglia di uscire, non lo so, vabbè. Questa sera ci pettiniamo, sì? Sì, e ci diamo anche una passatina, vero? Sì, sì. Adesso vi metto una foto di come ho dormito io questa notte per farvi capire quanto è tacchente questo cane, ma anche gli altri due. La smetti? Sì, ho capito, sei bello, sei bello, sei bellissimo, sì, eh sì, sei bellissimo, sì, sì. Buongiorno e buon venerdì 16 a tutti. Allora ragazzuoli, a parte vabbè scope, cose varie che ci sono sempre in giro. Ieri è piovuto, per cui praticamente rincorrevo Merlino in giro per casa ogni volta che rientrava. Comunque, nulla, praticamente credo che mercoledì non mi abbiate vista, proprio per niente, nel senso che boh, penso di non aver fatto vedere nulla. E ieri vi ho fatto vedere una palette, tra l'altro senza dirmi nulla, nel senso così, dal nulla. Comunque questa mi è arrivata ieri, sì, mi è arrivata, l'ho comprata. Ma ovviamente non l'ho comprata nel senso che l'ho comprata, ma l'ho comprata nel senso che avevo il buono ancora del mio compleanno di Sephora da utilizzare. E quindi volevo il fondotinta, quello di Estée Lauder, vi dico la verità, ma l'ho provato ed è tremendo sulla mia faccia. È troppo secco, senza la crema sotto, senza un primer idratante sotto, e allo stesso tempo è troppo idratante con qualcosa sotto. Non lo so, mi metterò a riprovarlo più avanti. Insomma, una mia amica ce l'ha, ha una colorazione che assolutamente non va bene per me, però insomma, per provarlo, ecco, perché appunto volevo vedere per il matrimonio. Poi cos'altro è che vi volevo dire? E nulla, vi ho fatto vedere quello e basta, poi sono sparita di nuovo, perché sia mai, e nulla. Vabbè, saranno vlog un po' particolari. La prossima settimana in realtà non sono ferma un secondo, un giorno, un minuto, ok? Per cui sarà un po' più semplice portarvi con me, ricordarmi magari, ecco. Però finché sono a casa a far pulizie e cose così, mi ricordo un giorno sì e 10 no, fondamentalmente. Quindi nulla, va bene così. Intanto spero domani e dopodomani far qualcosa con Roby. Merlino, ciao amore, eccoci qua. E spero di fare qualcosa con Roby questo fine settimana e poi vediamo insomma come, dove andare, cosa vi farò vedere, insomma lo scopriremo insieme come sempre. E poi cos'altro è che vi volevo dire? Nulla, io adesso sono pronta per andare a fare posturale e dopo mi sono incastrata con l'altro posturale, quello dalla fisioterapista. Quanto sono un genio. E vabbè, male non fa di sicuro, però insomma, ecco. Oggi però ho anche il massaggio, quindi tra un posturale e l'altro c'ho il massaggio. Sono contenta. E poi oggi pomeriggio nulla. Oggi pomeriggio sicuramente vi faccio una bella doccia, mi lavo i capelli, che ormai ho aspettato, perché sapendo oggi non di farmi la doccia, di lavarmi i capelli, sapendo che oggi avrei fatto due cose insieme, quant'altro, ho aspettato. E quindi, insomma, sicuramente mi devo lavare questi benedetti capelli e farmi la doccia per l'appunto. E poi vediamo se oggi pomeriggio magari mi muovo un po', vedo un po', non lo so, vediamo. Vediamo, perché sicuramente arriverò stufa, anche perché ce l'ho a mezzogiorno e sarà un'ora e mezza più o meno col massaggio anche, quindi tornerò a casa che saranno quasi le due e quindi sì, penso che non so se mi muoverò. Comunque basta, io vi lascio qui al momento e ci vediamo dopo o più probabilmente domani.
visto che Polpetta è uscita fuori, ho deciso di lasciare un po' aperta la casa, cioè la porta di casa, e far uscire anche Semola. Ma Merlino dubito che gli farà godere la prima uscita. Piano, che ti fai male. Sei contento? Sì, sei contento. Buongiorno, buon sabato 17 ottobre. Oggi siamo venuti in quel di Passorolle a fare una bella passeggiata con Merlino, che è tutto contento. Bravo. È tutto contento adesso, amore. Un attimo. No, vabbè, mi fai morire, Merlino. Quanto sei felice! Dai, su! Oddio! Ah, era da bombutto qua! Ah, non da scarpette da montagna! Aiuto! Va bene! Come si chiama questa catena? Le pale di San Martino. Le pale di San Martino, non me lo ricordo mai. Palle. Pale? Comunque siamo arrivati a Baita Segantini, che è dove è stata una mia amica qualche giorno fa, e quindi l'ho copiata perché mi piaceva un sacco. Noi abbiamo trovato un po' di nuvole basse, speravo di trovare il laghetto possibilmente non ghiacciato per fare la foto di riflesso, ma non importa. E siamo a 2002, adesso dobbiamo scendere e mi viene da ridere. Siamo giusti giusti col confine tra il Trentino e il Veneto, e
ci siamo fermati un attimo a mangiare qualcosa perché in tutto ciò noi non abbiamo pranzato. Buongiorno, buona domenica 18 ottobre. E noi stiamo andando al mercato perché io devo comprarmi le canotte della Giadea, assolutamente. E visto che appunto oggi da noi c'è mercato, ne approfitto e vado a prenderle già oggi. E poi, quante volte ho detto oggi, non importa. E poi nulla, poi torniamo a casa e siamo un po' tranquilli. Oggi pomeriggio invece andiamo dai genitori di Roby, lui sistemerà l'erba, io mi sa che invece mi porto dietro la roba per farmi le unghie e basta. Adesso facciamo un giretto. È bellissima. Dopo essere stati al mercato e non aver concluso niente per quanto riguarda le canotte, mi sono portata a casa una pianta di crisantemi. Morti o non morti, sono belli. Ciao amicetti. Allora, mi sono dimenticata come al solito di chiudere il vlog, che strano, vero? No, ieri siamo andati dai suoceri e abbiamo mangiato lì, abbiamo cenato lì. Io mi sono fatta le unghie, tra l'altro devo sistemarle un attimo, nel senso di mettere un altro strato, perché la borchietta ovviamente è abbastanza alta e quindi devo mettere un altro strato. E anche perché ho preso tipo già una grattata, quindi vabbè, lasciamo stare. E poi cos'altro è? Niente, basta, io sono contenta, vi dico la verità, sono tanto contenta di sabato, della giornata che abbiamo, Merlino, sì, lo so, capito, della giornata che abbiamo passato sabato. Merlino si è divertito tanto, io grazie a posturale che sto facendo anche in fisioterapia, quello di cui mi lamentavo, tra virgolette, no, che andavo piano, che facevo, invece mi è servito tantissimo a mettere i piedi, a camminare nella maniera più giusta, più corretta, e infatti la schiena non ne ha risentito. I polpacci sì, ma i polpacci è semplicemente perché tirano, ragazzi, cioè abbiamo fatto 10 km, di cui metà in salita e metà in discesa, quindi è normale che i polpacci ne risentano. Dopo veramente tanto che non andavamo a fare una bella scampagnata così, insomma, ci sta. E nulla, adesso ero un attimo qui a fare delle cose, a fare delle... sì, sistemare un attimo. E adesso nulla, mi rimetto i vestiti da casa e torno giù. Compilo un paio di carte per questa bellissima disoccupazione che mi aspetta. E basta, questo. Domani mattina ho posturale, io ieri ho ascoltato anche Conte, voglio morire. Speriamo che non mi richiudano le palestre, perché sinceramente sto cominciando adesso a vedere qualche risultato e sinceramente non vorrei ristoppare tutto. E basta, quindi io vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo vlog che inizierò dopo questo saluto, ovviamente.